Nel mondo arcaico le acque nascondono segreti che si svelano agli occhi dell'umanità in punti particolari del paesaggio, i momenti del giorno e della notte. Il cielo sovrasta l'uomo e invia l'acqua che germina la vita. Le nuvole hanno forme che non attengono alla materia, per questo nel mondo arcaico le nuvole sono il luogo dove si nascondono gli dèi che inviano l'acqua a loro piacimento. E anche dalle montagne proviene l'acqua, le alte montagne dove ci sono i ghiacci eterni. Nell'immaginazione degli antichi sulle montagne vivono gli dèi, le montagne così simili alle nuvole e che spesso si confondono con loro. L'associazione acqua e vita è nel movimento dell'acqua, ma non è solo questo. L'acqua che fa nascere la vita la può anche togliere. Il diluvio, massima punizione celeste, e l'estinzione nell'acqua dell'umanità significano morte e resurrezione ad una nuova vita. Sempre nelle culture arcaiche, dopo il diluvio qualcuno si salva e qualcosa risorge. Gli storici delle religioni che hanno studiato i miti legati alle acque riscontrano una comunanza di credenze in tutte le regioni della Terra, e legate all'idea della salvazione attraverso l'acqua. È dall'acqua che sorgono gli dèi, è nel profondo degli oceani che consumano banchetti e riti, è nell'acqua che si muovono ninfe benefiche e malefiche. Per questo l'acqua preesiste a tutti i miti, perché è il presupposto della nascita del mondo. Nel mare, grande distesa d'acqua, si muovono forze ribelli e contrastanti. Questo fatto, unito alla mitologia lunare, crea l'idea del movimento e quindi la storia. Senza i miti lunari generati dalle fasi, dalla scomparsa e ricomparsa della luna, non ci sarebbero le mitologie acquatiche nate con l'osservazione delle maree. È in questo alternarsi periodico e quotidiano del mare che l'uomo ha lentamente formulato il concetto di nascita, morte e resurrezione. Il sole appare immutabile, sorge e tramonta. La luna invece si trasforma, appare nel cielo notturno sotto forme diverse, scompare e riappare. La pioggia è generata da una luna nuova o dal passaggio ad un'altra luna. L'acqua non è mai immobile. Discende impetuosa dalle montagne, crea i suoi corsi, irrompe nelle inondazioni, irrora i campi e fa crescere i frutti della terra. L'acqua non scorre mai dritta, ma in modo sinuoso. Ed è per questo che sin dalle origini ha incuriosito l'uomo. È l'acqua che fa cozzare tra loro le pietre e le arrotonda, pietre che possono rotolare. Da questo movimento nasce l'idea della ruota. Con la ruota, la cui forma è presa in prestito dalla luna e dalla pietra rotolante, l'uomo si sposta ed esplora il mondo, trasmette tecnica e cultura. Ma l'uomo lotta contro l'acqua, la imbriglia, cerca di piegarla alla sua volontà. È da questa lotta che nasce la civiltà. Attraverso l'acqua l'essere umano è rigenerato, tolto dal suo stato ferino e condotto a nuova vita. Per questo il mito del battesimo è presente nelle religioni sin dalla preistoria. In un bicchiere d'acqua ci sono tutte queste cose. Non dimentichiamole quando la beviamo. L'acqua è un bene insostituibile, per questo è di tutti. Se vogliamo sopravvivere, abbiamo bisogno dell'acqua.